Polemico addio di scoglio e l'arrivo in panchina di Reglia. Non cambiano il Genoa e soprattutto non cambiano un risultato, il pareggio, al quale i tifosi rossoblù amarassi sono ormai abituati. Quello contro la Regina è il quinto consecutivo dopo la vittoria nel derby contro la Sampdoria. La squadra di Colomba sfiora il gol dopo 9 minuti con Cozza, ma nel complesso non entusiasma e così è il Genoa a fare la partita. Al 22esimo il guardaline Papi è colpito da un oggetto e quasi a volersi vendicare 2 minuti dopo induce l'arbitro Rosetti ad annullare per fuorigioco questo gol di Francioso. Al 38esimo però il Genoa passa, questa volta Francioso è sbilanciato da Franceschini e per Rosetti è rigore. Sul dischetto va Carparelli, ma Belardi compie il primo miracolo prima di ripetersi su Francioso e subire infine il gol dell'1-0 da Nicola. Nella ripresa Colomba dà più fantasia alla Regina inserendo Mozart e l'honduregno Leon, che al 15esimo si fa subito vedere sul calcio di punizione. Il Genoa è in difficoltà, ma Reglia non ricorre alla panchina per cambiare la situazione e così 2 minuti dopo l'ingresso tardivo del primo cambio rossoblu, Iorio, la Regina trova il pareggio con Savoldi. Alla fine mancano 10 minuti, ma il Genoa non riesce più a rendersi pericoloso.